Da sempre curata come un'otite, dopo alcuni mesi scopre che in realtà ha un tumore tra l'orecchio e il cervello. Accade ad una paziente salentina di 56 anni, che oltre ad aver subito una diagnosi sbagliata, si ritrova a fare i conti con le lunghe liste d'attesa. Infatti, nonostante la gravità della situazione, al momento ancora non è riuscita a poter eseguire una risonanza con mezzo di contrasto. Ho dovuto cambiare diverse volte le ricette perché mi hanno detto prima l'urgenza, poi metti la B per la priorità. Comunque non ho ricevuto alcuna risposta. E mi è stato detto però se io volevo fare una risonanza con metodo di contrasto urgente, potevo rivolgermi o negli istituti privati oppure all'Albi e farla in giornata. Quindi chi ha la possibilità economica di pagare si curerà, chi non ha la possibilità, puntini, puntini, puntini. Da qui vola a Brescia presso uno specialista, ossia il professore Piero Nicolai, che prendendo a cuore il suo caso ha deciso di esporsi anche con una lettera ad hoc, esprimendo vergogna contro i metodi della sanità salentina. È vergognoso, certo, perché non tutti hanno la possibilità di volare a Brescia, in Svizzera o in qualsiasi, perché comunque costa. E c'è anche di più, a causa di questi ritardi, ora questa signora di 56 anni si ritrova a fare i conti con dei danni permanenti. Sarebbe bastato fare l'anno scorso una risonanza magnetica con mezzo di contrasto. Io il tumore l'avrei avuto comunque, però non avrei avuto problemi alle corde vocali. Questo tumore, anche se si può curare, da dove è passato, ha lasciato dei danni permanenti. E purtroppo io dovrò imparare a convivere. Ho cominciato a nutrirmi con degli omogenizzati perché mi ha causato una paresi alla laringe, quindi io non riesco più a deglutire.